Ciao a tutti, mi chiamo Isabella e faccio il terzo anno di accademia e il mio corso si chiama Pittura e Arti Visive. Questo video dovrebbe aiutare, insomma, chi sta cercando di scegliere cosa fare dopo il liceo e, insomma, il video che mi sarebbe piaciuto vedere quando avevo finito il liceo e non sapevo dove andare e cosa fare. E prima di tutto vorrei però dire che tutto quello che dico adesso sono delle opinioni, quindi delle esperienze personali e non delle verità assolute. Infatti nell'arte non ci sono verità assolute, secondo me, però di questo parleremo più avanti. Quindi prendete tutto quello che dico come appunto un'opinione. Ho raccolto un po' di domande che mi vengono fatte spesso sia su Instagram che quando lavoravo per gli open day della mia accademia. E quindi adesso vediamo se riesco a darvi delle risposte soddisfacenti. La prima domanda è, posso fare l'accademia se non ho fatto un liceo artistico? E qui non ho assolutamente dubbi sulla risposta e la risposta è assolutamente sì. Metà della mia classe, del mio corso, non hanno fatto il liceo artistico e a prescindere, fare il liceo artistico può sì dare dei vantaggi dal punto di vista tecnico, magari nel primo semestre, nel secondo semestre, che si sa già come si dipinge, come si disegna, però può anche dare degli svantaggi perché a volte al liceo artistico si viene impostati in una certa maniera che poi rende più difficile un'apertura mentale che è richiesta in accademia. Non in tutti i casi, però diciamo che sicuramente un vantaggio di chi non ha fatto l'artistico è che non arriva preimpostato e quindi si può aprire a tutte le opportunità e gli stimoli che gli offre un'accademia. Quindi non vi preoccupate, qualunque liceo abbiate fatto, non importa. Una cosa che però mi preme aggiungere per chi sta prendendo in considerazione un'accademia è di informarsi su cosa è successo negli ultimi 80 anni nel campo dell'arte. Perché almeno 3 anni fa, quando ho finito io il liceo, i programmi di storia dell'arte non arrivavano oltre il 1930-1940 massimo, quindi non so, futurismo, cubismo, surrealismo massimo proprio. E quindi molti non sanno in realtà cos'è l'arte veramente contemporanea, perché in accademia si studia arte contemporanea e l'arte contemporanea sono gli ultimi 80 anni. Quindi io vi ho lasciato una serie di link nella descrizione dove potete andare a vedere delle informazioni su tutte le correnti artistiche che vi sto per elencare, ma fidatevi, date un'occhiata, così capite un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 80 anni dal punto di vista artistico e capite se l'arte contemporanea è una cosa che vi può piacere, perché le categorie più tradizionali come la pittura, la scultura e la fotografia ci sono ancora e anzi io dipingo, quindi sarei una scema a dire che non ci sono più. Però si sono aggiunte una serie di categorie, come per esempio l'arte concettuale, la body art, la performance art, le installazioni sonore, poi ci sono le correnti, per esempio, del minimalismo. Insomma, una serie di cose, ve le ho messe tutte in descrizione. Date un'occhiata, vedete se vi può interessare. Anche se non capite niente, fa lo stesso, perché è normale, poi le studierete queste cose. Ma vedete se proprio. Sì, cioè se non vi piace per niente, allora magari l'idea che avete avuto dell'arte al liceo non è quella che poi si studia in accademia e è bene saperlo. Bene, adesso passo a una delle domande più critiche, sofferte e comuni, che è quella delle possibilità lavorative. Infatti, mi ricordo, mia mamma, ancora adesso, mia mamma è preoccupata, mi arrivano all'open day, mi arrivano gli studenti con le mamme preoccupate che chiedono ma cosa farà mio figlio dopo l'accademia. E non mi racconto balle, così come non racconto balle agli open day. Non è facile, non è facile. Ci sono delle figure professionali che hanno fatto l'accademia e lavorano. Per esempio, vabbè, tutti gli insegnanti d'arte ovviamente, professori, l'artista, il curatore, il gallerista, chi scrive per i magazine d'arte. Ci sono una serie di figure professionali, ma non vi dirò assolutamente che è facile diventare una di queste figure professionali. Quindi, dal punto di vista lavorativo, non ci sono garanzie, diciamola così. L'arte è un bene di lusso
E quindi non è una necessità. Dal momento che una cosa non è una necessità, non è una priorità assoluta, specialmente in tempi, di crisi economica. Quindi, qui si slitta direttamente in un altro mio punto, dovete stare molto attenti a dove andate a studiare. In Italia ci sono vari posti, ovviamente le grandi città sono più gettonate perché hanno più gallerie, ma io me la sentirei di suggerirvi anche di guardare all'estero. Perché se avete delle conoscenze di inglese buone, c'è tutta l'Europa, per esempio, che ha delle accademie pubbliche super buone, con dei laboratori che qua noi in Italia ci sogniamo per il settore pubblico, e fanno i corsi in inglese. Quindi se voi sapete l'inglese, magari è a volte anche più economico studiare a Francoforte piuttosto che ad Anversa, piuttosto che ad Amsterdam, rispetto a Milano, per esempio. Quindi fatevi bene i calcoli, perché adesso io non dico che l'Italia faccia schifo, anzi, anzi. Infatti ho studiato in Italia io. Però per la mia biennale, perché l'accademia sono 3 anni di triennale più 2 di biennale, per la mia biennale sto guardando all'Olanda, al Belgio, alla Germania, perché lì hanno un'economia che va meglio. E bisogna un po' fare i conti. Se voi non avete già contatti all'interno del mondo dell'arte, magari pensate un po' a dove l'economia e la società ha più soldi a disposizione per dei beni di lusso. Questa ovviamente è una mia opinione personale, non voglio costringere nessuno ad andarsene, anzi, però è una cosa che avrei voluto che qualcuno mi avesse detto quando ero in quinta, quindi io ve la dico. Ultima cosa, è più importante il docente che avrete piuttosto che la struttura in cui studiate. Quindi fate una cosa, se avete un'accademia che pensate che vi potrebbe piacere, chiamateli. Chiamateli, anche un'email a volte funziona, ma è meglio la chiamata, secondo me. Chiamateli e chiedete, ma chi è che insegna pittura in questo corso qua? Chi è che insegna video? Vi daranno dei nomi e voi cercate online cosa fanno questi nomi, questi artisti, perché normalmente ogni docente è anche un artista. E se vi piace il lavoro di questo docente, diciamo che siete un po' a cavallo. Perché, e questa è una cosa che io ho notato nel corso degli anni, i docenti tendono a preferire lavori che assomigliano al proprio lavoro. Non tutti, anzi, però molti docenti tendono, ovviamente loro fanno una cosa che gli piace, quindi se tu fai una cosa simile, gli piacerà anche il tuo lavoro. Questo non significa che dovete imitare il docente, però se riuscite a trovare un corso in cui i docenti sono già un po' in sintonia con quello che fate, vale veramente tanto. Quindi i docenti sono più importanti di qualsiasi altra cosa. E a volte un'accademia piccola con un docente bravo vale molto di più dell'accademia rinomata con magari dei docenti che non hanno tempo da dedicarvi. Quindi fate questa ricerca. So che sono tante ricerche da fare, mi ricordo che ero assolutamente sopraffatta io da tutte queste cose da chiedere, email da mandare, chiamate da fare. Ma penso valga la pena. Un'altra cosa che sento spesso è che ci sono dei ragazzi che vengono e dicono: ma io non so se fare legge o l'accademia. Cioè, c'è un sacco di gente che è indecisa tra le cose. E per me era la stessa cosa, ero indecisa tra traduzione simultanea, quindi fare l'interprete, e l'accademia. E non è facile decidere, è una decisione molto personale, ma pensateci molto bene. Io ho deciso che volevo fare l'accademia quando mi sono resa conto che se avessi studiato traduzione, ogni studente d'arte che avrei visto per la strada, magari con una tela o con una cartelletta così, l'avrei odiato. Sarei stata invidiosissima. E tutta la mia famiglia spingeva verso il settore delle lingue, ovviamente, proprio per l'incertezza lavorativa. Ma io ho proprio capito che sarebbe stata una cosa di cui mi sarei sempre pentita. E quindi ho scelto di fare almeno i primi 3 anni in accademia e poi si può decidere, si può cambiare. Non è che è una decisione assoluta per il resto della vita, cosa si fa il primo anno di accademia. Però, insomma, è una decisione, pensateci bene, pensate anche un po' col cuore, oltre che col cervello. Ma anche un po' col cervello, eh. Un'altra cosa che volevo dire a proposito della scelta di se fare l'accademia o meno, è che in accademia è richiesta una forma mentis, se si vuole sopravvivere almeno, che è quella di
sapere accettare l'incertezza, nel senso che in arte non c'è un giusto o un sbagliato, è tutto soggettivo. Quindi potrebbe darsi che un professore vi dica: questo fa schifo, non sei capace. E la settimana dopo un altro professore vi dica: ah, molto bello, continua così. A volte lo stesso professore da una settimana all'altra cambia opinioni. Cioè, quello che vi voglio dire è che dovrete sviluppare una capacità di assorbire critiche senza vederle come assolute e come vere necessariamente, però insomma senza ignorarle, perché a volte sono utili. Quindi, oltre a questa capacità di assorbire un continuo flusso di critiche soggettive, dovete anche capire che nessuno vi potrà mai dire con certezza: hai fatto tutto giusto, hai ragione, è giusto. Ovviamente, se cominciate a vendere milioni di euro, insomma, chi dice che non avete fatto almeno qualcosa di giusto è un po' stupido. Però quello che vi sto cercando di dire è che dovete continuamente convivere con un senso di incertezza e che se voi siete delle persone che hanno bisogno di riuscire a fare una cosa, a finirla e sapere di averla fatta, finita nel modo giusto, non so se l'Accademia è un mondo facile per voi. Infatti stavo scambiando delle email con un artista che citerò nella mia tesi adesso e lui mi ha scritto questa frase che secondo me racchiude tutto quello che vi ho cercato di dire, è che l'Accademia è una crisi di identità indotta. E è vero, si arriva lì e si mette in dubbio tutto e si continua a mettere in dubbio tutto per tutto il periodo della propria ricerca artistica. Infatti si parla di ricerca artistica, non di scoperta definitiva, ma di ricerca, perché tutti gli artisti, specialmente quelli bravi, sono in continua ricerca perché continuano a mettere in dubbio quello che hanno appena fatto per fare cose nuove. Perché se uno si siede sui propri allori, poi non c'è innovazione. E quindi, insomma, bisogna capire se si riesce a sopportare il fatto di non aver mai finito, il fatto di non aver mai concluso sicuramente e in maniera perfetta. E bene, io vi ho detto tutto quello che mi veniva in mente, ho parlato troppo, ma avrei voluto che qualcuno mi avesse detto queste cose all'epoca, quindi io ve le dico. Se avete delle domande più specifiche sull'Accademia che faccio io, che è la NABA di Milano, scrivetemi su Instagram, farò anche un video sull'accademia mia dopo essermi laureata, però perché non è il momento, penso proprio prima della laurea di fare un video giudicando la propria accademia. Quindi sì, se avete domande scrivetemi su Instagram, guardate il link in descrizione se siete interessati e buona fortuna per la maturità e vedrete che troverete l'università da fare. Ce la farete, ce l'abbiamo fatta tutti, quindi non vi preoccupate. Ciao ciao!